benvenuti sul mio canale. Quando avete fretta, il trucco deve essere veloce e soprattutto pratico. Questo video vi fa vedere il make-up che realizzo io quando ho veramente pochissimo tempo, pochi minuti. Vi lascio subito al video. Avendo sempre qualche brufoletto o crosticina, devo coprirli con un po' di correttore verde prima di applicare il fondotinta. Il mio secondo step è quello di uniformare ed illuminare l'incarnato. Con l'avanzare dell'età, l'incarnato spesso risulta spento e disomogeneo. Non essendo più giovane, non voglio però sottolineare né le rughe di espressione né creare un effetto maschera o effetto ingessato che tende ad invecchiare. Per cui preferisco spesso una buona BB cream ad un fondotinta vero e proprio. Non applico la crema di base perché, avendo la pelle grassa, non amo i prodotti in crema, e applicare sia la crema di base che la BB cream mi darebbe un aspetto un po' troppo lucido e oleoso. Naturalmente, quando ho fretta, il fondo e la BB cream li applico con le dita, picchiettando il prodotto per renderlo un pochino più coprente, soprattutto dove ho nascosto i brufoletti. Non voglio portarmi via il correttore verde. Altro step a cui non rinuncio mai è quello di delineare le sopracciglia, ma soprattutto di riempire gli spazi dove le sopracciglia mancano per creare un effetto un po' più omogeneo e curato. Il trucco dell'occhio in sé richiede purtroppo molto tempo, e quando ho poco tempo devo semplificarlo al massimo, quindi applico un ombretto color nude opaco, leggermente più chiaro rispetto al colore della mia palpebra, e lo applico su tutta la palpebra mobile per illuminare lo sguardo e togliere quell'effetto occhio stanco. Passiamo un po' alle occhiaie, che appesantiscono ed invecchiano lo sguardo. Se portate gli occhiali come me, sotto le lenti si noteranno un pochino meno. Applico un po' di correttore fluido con il pennello. Questo correttore rimane molto leggero e sottolinea di meno le rughette sotto gli occhi. Quando ho poco tempo, non mi piace non truccare per niente gli occhi, quindi applico la matita all'attaccatura delle ciglia e creo una leggera linea di matita per sottolineare lo sguardo e metterlo in evidenza in modo molto naturale. Cerco di fare una linea sottile per evitare che nel corso della giornata la matita scenda e tenda a spavare. Se non avete tempo per applicare la matita, applicate, mi raccomando, il mascara in modo abbondante e soprattutto sulle ciglia superiori. Sottolinea subito il vostro sguardo. Applicarlo sulle ciglia inferiori quando si ha fretta spesso è un problema, perché si creano delle sbavature che vanno a sporcare sia il trucco che il correttore. Oltretutto, il mascara sulle ciglia inferiori, ho notato, non sta bene proprio a tutte ed in molti casi tende a scendere e purtroppo a migrare. Finisco il trucco con un po' di colore sulle guance ed io ne ho veramente bisogno perché sono un po' pallida. Se avete lasciato il trucco dell'occhio molto naturale, quasi nude, potreste puntare tutto sulle labbra e utilizzare un rossetto, sì discreto, ma che si vede.
Applicare il rossetto è più veloce e più semplice che fare il trucco dell'occhio e può sicuramente valorizzare il vostro viso. Ho utilizzato un rossetto liquido matte perché è l'unico che posso applicare con precisione senza fare il contorno labbra, così risparmio tempo. Io aspetto come sempre i vostri commenti, vi mando tanti bacioni e vi aspetto mercoledì per un altro video.